Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento con Passione Giallorossa. Ci siamo praticamente tra pochi giorni, praticamente due potremmo dire, anzi tre, si tornerà in campo nella partita contro il Milan. Sono passati tre mesi di sofferenze per tanti di noi, purtroppo per un intero paese, per un'intera nazione che ha visto troppa sofferenza, troppo dolore, troppi morti a causa di questo disgraziato lockdown, di questo disgraziato coronavirus, e quindi che poi ha causato il lockdown e il blocco totale di tante attività, di tanti avvenimenti come quello del calcio, che però è già tornato a giocare con le tre partite di Coppa Italia, e poi ci saranno subito in questo weekend quelle che sono le gare da recuperare in questa fine settimana, che non sono state giocate nella settimana in cui si è disputata la partita per il Lecce contro l'Atalanta. Mille discussioni intorno a quella gara, però adesso finalmente si torna in campo. Lecce-Milan, Stadio Via del Mare, circa 300 presenti. Non ci saremo perché ci sono le norme della Lega che non ci permettono di essere protagonisti sul campo, come abbiamo sempre fatto da quando Canale 85 segue il Lecce da 3 anni a questa parte. Sarà la prima volta senza di noi al Via del Mare, però noi ci siamo con la trasmissione come sempre. Intanto buonasera a Giulia Pastore. Buonasera, ciao Matteo, e buonasera a tutti. Buonasera a te Giulia, intanto graditissimo ospite, lo rivedo dopo tanto tempo per il momento via web, poi aspettiamo di rivederci anche allo stadio e magari di palleggiare fuori, che poi porta bene. Pierpaolo Verri, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno e collega della redazione di pianetalecce.it. Buonasera Pierpaolo. Ciao Matteo, ciao Giulia, buonasera a tutti. Allora, svegliamo un attimino, abbiamo fatto una battuta l'anno scorso nelle partite decisive. A fine conferenza stampa c'era un momento di divertimento a fine conferenza che era accompagnato da un pallone, si palleggiava fuori allo stadio e poi si diceva che portava bene. Magari, speriamo, avremo l'opportunità di tornare a farlo. Purtroppo non, al momento ancora le conferenze sono via web, crediamo che sarà così almeno fino a quando non verranno riaperti gli stadi e quindi non ci sarà nuovamente il contatto tra gruppo squadra e tifosi e quindi anche giornalisti. Fino a quel punto ci aspetteremo di vedere Liverani o per le vie del centro oppure soltanto tramite web o tramite televisione, come è accaduto nel corso di questi ultimi mesi. Innanzitutto partiamo un attimo facendo un riepilogo, ricordiamoci sempre come ci eravamo lasciati, perché domani si torna in campo, vediamo come riparte la Serie A con la classifica e poi le partite del prossimo turno. Vediamo la classifica: Juventus 62, Lazio 62, Inter 54, Atalanta 48, Roma 45, Napoli 39, Milan 36, Verona e Parma 35, Bologna 34, Cagliari e Sassuolo 32, Fiorentina 30, Udinese 28, Torino 27, Sampdoria 26, Genoa 25, Lecce anche 25, Spal 18 e Brescia 16. Questa è la situazione, andiamo a vedere il prossimo turno di campionato grazie alla splendida grafica. È tornato anche lui, Gianfranco Melillo, quindi siamo tornati con la squadra praticamente al completo, manca soltanto il pallone che rotola. Vai Giulia, senza l'indicazione oraria, ricordiamo le partite perché tanto sappiamo quelli che sanno gli orari, soprattutto per quanto riguarda il Lecce. Il 22 giugno Fiorentina-Brescia e poi Lecce-Milan. Sempre il 22 Bologna-Juventus, mentre il 23 Verona-Napoli, Spal-Cagliari, Genoa-Parma, Torino-Udinese. Il 24 Inter-Sassuolo, Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria. Indicazione importante quella dei giorni anche per quanto concerne l'argomento fantacalcio, che non possiamo dimenticare, riprende anche quello, quindi ricordiamoci di dare la formazione anche nella giornata di lunedì. Vedo Pierpaolo nel monitor di servizio che sorride a questa affermazione, avrà l'app pronta per inserire la formazione, così come sarà pronto sicuramente il suo PC per scrivere quelle che sono le ultime notizie, e poi finalmente torniamo a dare notizie fresche, quelle relative alla partita. Ma Pierpaolo, volevo chiederti il tuo punto di vista, come pensi che sia arrivato il Lecce in questa sfida? Io credo e spero in un Lecce carico, confido soprattutto nella capacità di
liberarmi di tenere sempre ben alta l'asticella della tensione. Chiaramente i problemi sono su due profili dopo uno stop di 3 mesi. Uno è fisico, e quello riguarda tutte le squadre, quindi chiaramente non è facile con una preparazione di poche settimane per uno sprint finale da qui fino al termine del campionato con partite ravvicinate. E poi c'è anche l'aspetto mentale, perché i giocatori chiaramente dopo 3 mesi di stop, nell'arco di 3 mesi di stop, si staccano un po' da quelli che erano gli obiettivi, perdono la loro routine. Io su questo confido molto nel Lecce, nella squadra di Verani, perché comunque si è sempre dimostrata mentalmente forte, anche nei momenti difficili di questo campionato, a gennaio, dopo le sconfitte consecutive, ha sempre trovato la forza per ripartire. Ecco, se riuscirà subito a calarsi mentalmente nel campionato con la convinzione di dover raccogliere da subito punti in ottica salvezza, possiamo sicuramente essere fiduciosi. Quello sicuramente. Io ho visto, vedendo le partite di Napoli, Inter, Juventus e Milan, che idea ti sei fatto su questo calcio post-lockdown? Io personalmente ho visto squadre completamente imballate, anche Giulia annuisce... Addormentate, abbastanza addormentate. Tu so che hai visto bene due partite di queste tre che si sono disputate, che cosa ho le pensi? Ho visto un Ronaldo, secondo me, ancora sul divano. No, però si vede che c'è stato un fermo di 2 mesi, si nota tutto. Pierpaolo, Ronaldo dice Giulia fermo sul divano. Io ho utilizzato, visto che tu sei appassionato anche di NBA, ho usato un altro paragone. Mi è sembrato un po' come, visto che tra poco ci sarà il sequel, un po' come in quella scena di Space Jam, quando viene tolto il talento ai giocatori e quindi deambula proprio male all'interno del campo. Ecco, il Ronaldo visto in queste due giornate, in queste due partite, mi è sembrato proprio quello. Cioè un giocatore privo del suo talento. Sì, cosa ne pensi tu, Pierpaolo? È vero, è sembrato un po' un giocatore appesantito, un giocatore che sbagliava cose facili. Scusami, il termine appesantito è bandito dalla trasmissione. Non si può usare. Vai. Dobbiamo rimetterci tutti un po' in forma dopo questo periodo di fermo, anche Ronaldo, non dal punto di vista della linea, ma dal punto di vista dei ritmi di gioco. Anche confrontandomi un po' con altra gente, però quello seguito delle partite, sembrava un po' calcio d'estate, quando andiamo a vedere i primi turni magari di Coppa Italia ad agosto, oppure quando andiamo a vedere le amichevoli di agosto, di fine luglio, prima dell'inizio del campionato, ritmi bassi. Se andiamo a vedere anche i risultati, la Juventus ha fatto 2-0 consecutivi praticamente, anche la partita tra Napoli e Inter è stata una partita molto tirata, ritmi bassi, giocatori che fanno fatica perché chiaramente stanno prendendo un po' il ritmo. Secondo me le prime partite saranno un po' all'insegna dell'equilibrio. Chi però riuscirà a farsi trovare pronto, e farsi trovare pronto non significa necessariamente essere più forte, ma sapersi adeguare meglio alla situazione, potrà fare la differenza in queste prime settimane di ripresa. Ecco, potrà fare la differenza sicuramente però nel Lecce, e ora entriamo nel vivo anche della trasmissione, andiamo a vedere la nostra prima schermata, quella con la formazione probabile del Lecce, che potrebbe scendere in campo quella con il 4-3-1-2. Di tanto caro a mister Fabio Di Verani. Vediamolo in grafica un momento con Gabriel tra i pali, io l'ho schierato così, Rispoli a destra, mancherà Lucioni in virtù della squalifica che gli è stata, diciamo, commissionata a causa bestemmia. Lucioni, Rossettini, Calderoni a sinistra, Maier, De Jola non potrà esserci perché abbiamo detto che è infortunato, quindi spazio a Baracca, in quel caso dovrebbe giocare Petriccione. Poi Saponara, dietro le due punte, dovrebbero essere La Padula e Falco. Questa è l'ipotesi di base di 3-4-2 con Petriccione al posto di De Jola. Tu che cosa ne pensi, Pierpaolo? Sarà questo lo schieramento del Lecce? Credo di sì. Credo che in questo momento Petriccione possa partire favorito nel ruolo di regia, perché oggettivamente, vista l'assenza di De Jola, è un po' quello, no? Il ruolo... il vero dubbio probabilmente di Liberani. Credo che possa risultare favorito ad esempio su Taxidis, anche per un discorso proprio fisico. Sì. Un giocatore come Petriccione, Brevilinho magari entra prima in condizione rispetto ad un giocatore più possente
come Taxis. Per il resto a centrocampo le scelte sulle, per quanto riguarda le mezzali di Verani può muoversi a seconda della partita. Poi sappiamo, lo conosciamo bene, il mister è uno che ragiona sui 90 minuti, nel senso lui non prende in considerazione solo 11 giocatori per la formazione, ma prende in considerazione anche i cambi della partita che potranno fare la differenza nel corso dei 90 minuti. E qui entri in un tema caldo che è quello dei 5 cambi. Ricordiamolo, Fabio Liverani in questo momento è l'unico tecnico nel campionato di Serie A che ha avuto l'opportunità di confrontarsi con questo tipo di regolamentazione. Infatti nessuno dei tecnici che in questo momento allenano e coordinano una formazione di Serie A ha mai avuto l'opportunità, perché la regola è stata introdotta nell'ultimo anno di Serie C del Lecce. Le motivazioni in quel caso erano differenti: permettere ai giocatori più giovani delle formazioni Beretti, dei giocatori under, di acquisire maggior minutaggio anche attraverso dei premi economici nei confronti delle società, e quindi per stimolare l'inserimento di ragazzi giovani all'interno di un contesto professionistico come quello della Serie C. Questo era l'intento. Adesso l'intento è ovviamente un altro: andare a evitare i rischi di infortunio, permettere alla partita di avere sempre ritmi alti. Pensa, potremmo assistere, e immagino la gioia, Pierpaolo, che potranno provare i colleghi o anche noi, a chi dovrà redigere il tabellino. 10 cambi. Bisogna stare dietro a tutti, dietro la lavagnetta luminosa. Saranno momenti particolari per noi addetti ai lavori. Però per quanto riguarda i 10 cambi, secondo te, e ora leggiamo la formazione, ci potrebbe essere anche una variazione dal punto di vista anche del modulo? E qui chiedo a Giulia di leggere, così per Paolo la vede e la può sentire anche, sì, la formazione con il 3-5-2 o 5-3-2 in fase di non possesso, al quale si potrebbe rivolgere Liverani. Sistema tattico già adottato nelle partite contro Inter e Verona nel girone d'andata, del girone di ritorno, quindi una soluzione che ha già visto il Lecce, però adesso c'è una particolarità in più. Allora, vediamo, allora, è pronta, vediamola. Gabriel in porta, Rossettini, Lucioni e poi Meccariello oppure Paz, Calderoni, Barak, Petriccione, Saponara e Maier, e poi Falco e La Padula come terminali offensivi. Queste sono le soluzioni. Abbiamo escluso Dell'Orco, che è stato utilizzato proprio in quelle due partite come terzo di difesa aggiunto, perché al momento il giocatore è fuori, è indisponibile a causa di un intervento all'ernia che ha subito lo scorso 30 aprile, quindi ancora non è convalescente a quel tipo di infortunio. Mentre secondo te le quotazioni di Meccariello e Paz potrebbero essere in crescita in questo momento? Per Paolo. Sì, chiaramente bisognerà vedere se Liverani effettivamente deciderà di affidarsi alla difesa a tre. A quel punto punterà sul giocatore che gli potrà dare più garanzie. Meccariello quel ruolo l'ha fatto, l'ha svolto anche piuttosto bene. Un giocatore che diciamo che nella parte fine della scorsa stagione ci ha dimostrato una inedita duttilità, perché a un certo punto è terzino destro, difensore centrale, non si è mai tirato indietro, quindi un giocatore che dà garanzie. Paz non l'abbiamo ancora visto, a Bologna lui giocava comunque in una difesa a 4, quindi sarebbe un po' da vedere. Bisogna vedere se Liverani effettivamente sceglierà di giocare con la difesa a 3. Fino ad ora, se andiamo a vedere quando è che Liverani ha giocato con la difesa a 3, quando voleva essere speculare all'avversario, quindi penso alla partita con l'Inter, al 3-5-2 di Conte per ingabbiare Lukaku e Lautaro, ed effettivamente ci riuscì bene. Ci riprovò poi a Verona, anche il Verona 3-4-3, ma con scarsi risultati, perché poi l'intensità del Verona, diciamo, scarsissimi, perché insieme a quella di Brescia è stata una delle peggiori partite del Lecce questa stagione. Esatto, e adesso c'è la partita con il Milan, vediamo, è un'opzione. Io preferisco il Lecce con il 4-3-2-1 visto nell'ultimo periodo. Il 3-4-3, 3-5-2, come vogliamo chiamarlo, dà più copertura. Penso anche a un giocatore come Rispoli, no? In assenza di Donati, a destra Rispoli io lo vedo molto più esterno di centrocampo a 5, o comunque in una difesa a 5, che
terzino in difesa a 4, posizione dove comunque si impegna piuttosto bene. Sono valutazioni che Di Verani farà, sarebbe stata, diciamo, la prima domanda che abbiamo fatto in conferenza stampa, probabilmente. Quanto ci manca poter massacrare un pochettino il mister nel pre-partita e nel post-partita? Poi qui si è creato proprio questa sera un trittico, no? Io, Pierpaolo e Giulia, che spesso e volentieri siamo quelli che stanno proprio nella stessa postazione in mixed zone, e aspettiamo il mister e temiamo anche la sua risposta qualche volta. Al di là di questo, c'è da dire che nel 3-5-2 ha già detto in maniera chiara ed eloquente nel corso di un'intervista rilasciata al canale YouTube dell'Unione Sportiva Lecce, Marco Calderoni, che questo è uno schema che stanno provando e che li potrebbe interessare in particolar modo. Quindi Calderoni essere più vicino alla porta, più portato al cross e comunque a una proiezione offensiva. Calderoni che è stato già grande protagonista in questo campionato. 3 gol per lui, proprio uno di questi, più importante e più bello, a suo dire, della sua carriera, nella partita contro il Milan nella gara d'andata, 92esimo, una botta di sinistro che ha tagliato l'area di rigore del Milan, si è filata all'angolino alle spalle di Gigio Donnarumma. In questo sistema di gioco, in tutte e due le formazioni che ho messo in campo, c'è l'assenza di Marco Mancosu, capitano che in questo momento rischia di non trovare spazio. È chiaro, giocatore imprescindibile dentro e fuori dal campo, ma rischia veramente di essere fuori dai giochi in virtù del strapotere fisico di Barak, giocatore pazzesco che è arrivato, e della qualità di Saponara. Quelle sono le due posizioni di Mancosu, esterno, sinistro e centrocampo, o regista, dietro le, o trequartista dietro le due punte. Tu come la vedi, per Paolo, la situazione di Mancosu? Sarà un rincalzo a gara in corso di qualità secondo te, oppure potrebbe avere delle opzioni anche dal primo minuto? Mancosu è un giocatore che in questi anni di Verani, quando ha potuto contare su di lui, non ne ha mai fatto a meno. Va detto che nel periodo più recente, prima della sosta, quello delle 3 vittorie consecutive, Mancosu era diventato un po' il 12° uomo di lusso, nel senso era un po' il primo cambio a centrocampo, il primo cambio che spesso riusciva anche a fare la differenza, penso a Napoli con la bellissima punizione, ma è un giocatore che con l'arrivo di Saponara a gennaio è stato spostato un po' dalla tre quarti al ruolo di mezzala, che forse è un ruolo che più si addice, almeno per quanto riguarda la Serie A, perché se io penso a Mancosu, penso alla sua progressione palla al piede, al suo attaccare gli spazi, caratteristiche dove se giochi sulla tre quarti devi gestire in maniera un po' differente. Sì, lui ha uno strappo prepotente. Sì, esatto, e soprattutto in questa fase dove magari squadre più stanche, sai, 60esimo, 70esimo, gli ultimi minuti, squadre che un po' magari si possono allungare, un giocatore come Mancosu può dare lo strappo e fare la differenza. Ecco, questo è, poi lo ricordiamo, sia in C che in B, dove alla fine se corri va bene in tutte le categorie, Mancosu ha proprio quell'allungo, quella progressione nei primi 10 metri, nei primi 15 metri in cui riesce a prendere lo spazio all'avversario, e poi magari, come ha fatto 13 volte nel campionato di Serie B e 8 già in quello di Serie A, andare a colpire la porta della squadra avversaria con spesso delle conclusioni balistiche di rara potenza e di rara bellezza. Altro grande escluso, anzi due, uno è Farias, sul quale c'è praticamente un punto interrogativo enorme su questo giocatore. Come sta Farias? Perché veramente rischia di passare come l'oggetto misterioso di questa stagione, insieme, se fossimo in Serie B probabilmente sarebbero accanto nella figurina Panini, dall'altra parte ci potrebbe essere Babacar, un giocatore che non ha espresso il suo potenziale. Se dovesse riuscire, e vediamo se Pierpaolo è d'accordo con me da questo punto di vista, ma chiedo anche a Giulia prima di tutto, se dovesse riuscire a esprimere il proprio potenziale, Farias e Babacar per il Lecce, la salvezza potrebbe essere qualcosa di semplice, Giulia. Farias non lo vediamo da 2 mesi, perché già era andato in Brasile, quindi secondo me bisogna vedere un po', aspettiamo, però a me piaceva già molto prima Farias, quindi io credo in lui, speriamo bene. Bisogna vedere se lo fanno partire già dalla prossima, non si sa. La speranza, come ha detto il direttore sportivo Mauro Meluso nella scorsa puntata in cui è stato ospite da noi, ha detto che il giocatore poteva
e sarà disponibile dalla partita contro la Sampdoria. Forse non si vuole rischiare. Per Paolo, tu cosa ne pensi? È un caso Farias? Farias è un caso, però in questo momento, almeno per quanto mi riguarda, Farias è quel giocatore che ti fa pensare quello che poteva essere e non è stato, perché se prendiamo appunto l'operato degli IS Meluso e della società, hanno messo su un parco attaccanti clamoroso per una squadra che vuole salvarsi, perché se pensiamo all'ipotetica coppia d'attacco titolare la Padula Falco, se giocano la Padula e Falco significa che in panchina restano Babacar e Farias, giocatori che hanno fatto decine di reti nei campionati di Serie A. Farias mi dispiace perché è un giocatore che quando ha giocato quest'anno ha fatto vedere non solo di valere, ma di valere tanto per una squadra che lotta per salvarsi. Beh, ricordiamo la partita con la Fiorentina, la partita col Torino in cui è andato in gol, col Bologna, col Sassuolo spaccò la partita in due. Col Bologna entrò col e Cagliari anche. Col Cagliari, vabbè, là c'aveva poi il dente avvelenato, si vedeva, entrò proprio con la garra charrua in un certo senso. Esatto, è chiaro che un giocatore che può fare così tanto, averlo visto così poco, c'è il rammarico, però se è recuperato potrà dare tanto in questa fase finale. E lo stesso vale per Babacar, che è un giocatore che secondo me ha sofferto sia fisicamente, perché comunque ha avuto qualche infortunio di troppo, ma anche mentalmente, nel senso gli episodi dei calci di rigore sbagliati, magari qualche prestazione un po' più deludente, l'hanno un po' demoralizzato, perché se io penso al primo Babacar, il Babacar della partita andata contro la SPAL, che fa 30 metri palla al piede e si guadagna il rigore, al Babacar anche della partita con l'Inter. Beh, col Bologna pure fece, gli annullarono un gol pazzesco. Esatto. Vedo un giocatore che se c'è mentalmente nella partita la spacca. Purtroppo un po' qualche partita sbagliata, un po' qualche problema fisico l'hanno rallentato, però parliamo di un giocatore le cui qualità tecniche non si discutono. Come ad esempio il caso di La Padula, e qua ti regalo una battuta: se sta bene non se ce l'è per nessuno. Non ce l'è per nessuno, esatto. Non ce l'è per nessuno e poi vorrà fare male al suo ex Milan. Entriamo nel capitolo Milan. Allora, prima il servizio dedicato proprio alla Padula e gli altri due ex della partita e poi entriamo nel clima della gara contro il Torino e andiamo a vedere quella che potrebbe essere la formazione che Stefano Pioli potrebbe schierare e poi consueto passaggio con gli amici di Spacchili e i loro meme da creparsi a ridere. I tre oggi sono punti di riferimento del Lecce e Liverani, ma tutti e tre hanno vestito la maglia del Milan con un destino in comune, sedotti e abbandonati dal diavolo rossonero. L'estremo difensore brasiliano, classe 1992, è arrivato in Italia con i galloni di essere il nuovo Dida. Un'esperienza difficile, la sua, quella in rossonero. Qualche errore, proprio come il suo mentore, l'estremo difensore brasiliano, e poi tanta esperienza lontano da San Siro, che ha potuto rivedere soltanto da avversario nella gara del girone d'andata. Gabriele non sono state concesse nuove opportunità, ancora più crudele è stata l'esperienza di Gianluca Lapadula. Questo perché, come noto, la punta del Lecce è stato, numeri alla mano, il miglior attaccante con il numero 9 rossonero, dopo quella che viene definita la maledizione di Inzaghi, in cui sono caduti anche Matri, Fernando Torres, Higuaín, Destro, Pato, André Silva, tutti i nomi che non hanno mai fatto più gol in Serie A con quella maglia rispetto all'italo peruviano, che si è fermato a 8 con la maglia del Milan e con quella del Lecce è a 7, potrebbe raggiungere quel bottino proprio nel prossimo incontro. Stessa sorte anche per Riccardo Savonara, praticamente un ectoplasma nel campo di San Siro, dove non è riuscito ad imporsi nonostante fosse arrivato come vice Kakà, che era per lui il suo idolo incontrastato ai tempi dell'esperienza ad Empoli con Mister Sarri. Per i tre giallorossi adesso l'opportunità di vendicarsi, magari al Via del Mare, vuoto, senza pubblico, ma con la voglia di regalare una gioia a tutto il popolo salentino che sogna di vedere la vendetta dei ex rossoneri. E questo è il desiderio da parte dei giocatori del Lecce, La Padula, Saponara e Gabriel, quello di fare un brutto scherzo alla propria ex squadra. Ricordiamo che La Padula in questo momento è l'unico che più o meno ha sfatato la maledizione della maglia numero 9 del Milan, perché i rossoneri sono dopo l'addio del numero 9 per eccellenza, per antonomasia, Pippo Inzaghi, degli ultimi 20 anni del calcio italiano, l'uomo simbolo di quel tipo di ruolo, hanno avuto problemi.
Andre Silva, Torres, La Padula, sono nomi incredibili del nostro calcio destro, hanno provato tutti con quella maglia a fare qualcosa. Il migliore in questo panorama di giocatori straordinari è stato il nostro Gianluca La Padula, che con la 9 del Milan è riuscito a realizzare 8 reti, una in più di quello che ha fatto fino a questo momento nel corso di questa stagione. Però mancano ancora 12 partite e c'è la possibilità e la voglia e il desiderio di arrivare a anche in doppia cifra, mancherebbero 3 gol, sarebbe importantissimo per la salvezza del Lecce. Andiamo a vedere la formazione con cui potrebbe scendere in campo il Milan, vediamola, eccola in grafica, perfetto. Donnarumma tra i pali, Conti, Chiae, Romagnoli e Calabria. Benasser e Kessié, Paquetà, Bonaventura e Çalhanoğlu davanti Ante Rebic. Questo dovrebbe essere il 4-2-3-1 di mister Pioli alla guida del Milan. Attenzione però, mancherà Zlatan Ibrahimovic. Pierpaolo, ovviamente l'assenza di Ibrahimovic è sempre un vantaggio, no? Ricordiamoci, poi il Via del Mare è uno che ha una certa affinità con quel campo. Beh, sicuramente, ma anche pensando al Milan di quest'anno, c'è un Milan pre-Ibrahimovic, un Milan post-Ibrahimovic, nel senso, Ibrahimovic non è più quel giocatore di 10 anni fa, chiaramente gli anni passano anche per lui a livello fisico, ma un giocatore di personalità, è un giocatore che da solo regge il peso dell'attacco, gli basta uno sguardo per mettere paura ai difensori avversari. E questo di personalità. Chiedere a tanti giocatori del campionato di Serie A che si sono trovati, se non sbaglio c'è anche proprio Coppola, il secondo, il mister Liverani, che ha avuto un contatto corpo a corpo con Ibrahimovic e proprio rientra in questa categoria di uno sguardo truce da parte dello svedese. Vai Paolo. Sì, Ibrahimovic è un giocatore che fa la differenza, chiaramente è un'assenza importante per il Milan, che a gennaio, proprio anche grazie all'arrivo di Ibrahimovic, si era un po' rilanciato. E un Milan, l'abbiamo visto in Coppa Italia, anche per il Milan vale lo stesso discorso, una squadra un po' imballata, poi è stata una partita particolare perché l'espulsione di Rebic dopo pochi minuti l'ha messa subito in salita, quindi in 10 contro la Juve con un gol da recuperare. È diventato difficile, però è un Milan che comunque coltiva degli obiettivi in questo campionato, quindi è una squadra che, seppur non rientra nel lotto delle squadre di prima fascia del nostro campionato, è una squadra che comunque per qualità individuali ha giocatori che possono fare male. Penso allo stesso Rebic, Çalhanoğlu, un giocatore che sta in giornata può dar fastidio, all'andata segnò proprio contro il Lecce. È una squadra un po' strana, è una squadra che se sta in giornata il Milan può creare più di qualche grattacapo, altrimenti è una squadra contro la quale il Lecce può far vedere ottime cose. Ora, il dubbio, noi abbiamo visto come sta il Milan, c'è stata anche una simpatica parodia da parte degli autogol in cui hanno sorriso su Buffon, che praticamente sorseggiava il mojito durante il secondo tempo della partita tra Juventus e Milan, semifinale di Coppa Italia, visto che non sono riusciti mai a impensierirlo a modo, e quindi si è parlato di un attacco del Milan molto scarico, molto lontano da quello che è l'obiettivo della porta. Ma in questo momento bisogna capire come sta il Lecce, qual è lo stato di salute dell'Ibrahimovic liberale. Abbiamo visto, l'unico che abbiamo potuto vedere che è in forma, formissima, è il presidente Saverio Sicchi Damiani, autore di un gol da antologia che è andato su tutti i social, su tutte le pagine Facebook relative al calcio. Il presidente Bomber l'ha messa sotto l'incrocio, bisogna sperare che non lo faccia solo lui, ma che anche gli altri giallorossi abbiano le abilità che ha dimostrato di avere in questo momento il nostro presidente. Al di là, a proposito di nostro presidente, noi abbiamo un presidente sportivo, ma abbiamo anche un presidente della goliardia al quale ci rivolgiamo spesso, il nostro Diego Rizzo, che salutiamo ovviamente, di Spacchili, Lecce mia, non ha fatto mancare, ovviamente sempre sul pezzo lui, riesce a questa capacità. No, anche Giulia? In quarantena è riuscito, vabbè, a tenerci aggiornati. In quarantena ha fatto cose... Ha dato il meglio di sé. In quarantena stava a casa, quindi ha dato... No Pierpaolo, tu hai avuto modo di vederli? E questo... Sì, beh, chiaramente in quarantena, non è cioè in assenza dei non avendo niente da fare, ecco. Appunto, a maggior ragione, se già li vediamo con molto piacere quando c'è il calcio, figuriamoci quando non c'è il calcio, cioè, quando è difficile trovare altri intrattenimenti.
Immaginatevi che e cosa questa settimana è andato in voga la face up dell'uomo-donna, tutti i calciatori si sono divertiti. Ragazzi, io a quell'immagine dovremmo anche averla. Io ho visto un petriccione veramente che mi ha tolto il sonno per un paio, per almeno una mezz'ora, poi l'ho recuperato immediatamente. Allora, andiamo a vedere quelli che sono i meme realizzati da Spacchi di Lecce Mia. Allora, intanto, questo è quello che ha pescato la nostra Giulia, leggilo sì, tu perché questo è roba tua. Pierpaolo, vediamo se sei d'accordo. Amore, goditi questa Vai. Serata assieme perché... Allora, parte di tutto un attimo. Perché dalla prossima settimana riparte il calcio e quindi questa è l'ultima sera che ti puoi questo divertire. Questo è un messaggio che abbiamo dato. Io ho avuto il piacere con la mia piccolina di farle vedere la prima partita a soli 2 mesi e non ha capito ancora che per altri 2 mesi vedrà solo quello in televisione. Poi andiamo avanti con gli altri meme che sono stati prodotti nel corso di questi giorni. Di stop, quelli relativi al noto la nota gaffe del ex vice premier Matteo Salvini, che intervistato è rimasto un po' stupito sul fatto che non dovesse rispettare determinate regole, quindi qualche un po' di timidezza. Da questo quella mente malata social, che dobbiamo dirlo, una mente malata. Allora, stiamo vedendo che ci stanno per arrivare. Allora, abbiamo, non abbiamo possibilità, comunque io ve ne racconto soltanto una, quella relativa a Liverani con Calderoni. Calderoni che chiede a Liverani, nelle vesti di Salvini: mister, ma io devo correre su e giù per tutta la faccia? Fidati, fallo sempre, con le F che sono tanto care al nostro mister, e la faccia di Calderoni scioccata per questo motivo. Quindi, e la stessa, ce n'è anche un'altra molto molto carina, relativa a Babacar che chiede di battere i rigori. Ovviamente Pierpaolo, tu se Babacar chiede di battere il rigore? Chiamo Matteo Bottasso e chiedo cosa ne pensa. Va bene, okay. Va bene. No, diciamo che c'è una lista di rigoristi. Lui è dopo Gabriel. Si metteranno d'accordo, però dopo le esperienze un po' sfortunate io credo che sia lo stesso Babacar a non eleggersi rigorista della squadra, ecco. Speriamo, anche perché non ci saranno soltanto 300 persone allo stadio, quindi anche la paura potrà essere poco percettibile in quel riservatissimo contesto. Però il pallone pesa uguale. Sì, no, anche a curva vuota, anzi io penso che la curva vuota dietro la porta possa essere ancora, può avere anche quella la sua enfasi, è un muro comunque e ti fa apparire la porta veramente piccola in un contesto gigantesco come quello che dello stadio Via del Mare. Allora, noi siamo in chiusura, ovviamente noi ci saremo, seguiremo le partite del Lecce, seguiremo con i nostri servizi, con le nostre dirette, quindi attenzione a quello che accadrà anche sul canale 85, soprattutto ai prossimi 2 impegni della formazione giallorossa, perché giocherà di sera 19:30, appuntamento allo stadio Via del Mare per i giallorossi, per chi potrà esserci. Potrà seguire dal vivo, altrimenti nessuno, tutti a casa, perché solo 10 ingressi, tutti a casa in piedi seduti sul divano come volete, casco allacciato, luce accesa anche di giorno, tutti gli slogan di questo mondo usateli, però siamo vicini alla squadra, e poi grande, grandissima partita la prossima settimana e la seguiremo quella sì in diretta qui su canale 85 a partire dalle 21:45. Juventus Lecce, dovevamo esserci tutti in quella partita, non ci saremo, la seguiremo da qui con una grande tribuna per raccontarvi quelle che sono le emozioni del finalmente tornato calcio di Serie A. Allora, grazie a Pierpaolo, speriamo di vederci presto allo stadio Via del Mare, anche su qualche campo di calcetto, perché so che hai qualche prenotazione attiva. Grazie a Giulia, sui campi di calcetto con te non ci vediamo, ci vediamo anche allo stadio. E poi grazie allo splendido Gianfranco Merillo, sempre puntuale e preciso in regia. Un ringraziamento a voi che ci avete seguito. Grazie ovviamente a te, Matteo. Appuntamento alla prossima puntata di Passione Giallorossa. Finalmente il pallone torna.